Che belli siamo, ragazzi, ma quanto siamo belli! Incredibile! Allora, Pippo è riuscito a collegare la sua webcam, adesso siamo tutti collegati. Sì. Che roba incredibile, che lo Zoo, ragazzi! Non si fanno fare la televisione, guarda che belli! Madonna! Madonna! A parte quello piccolino in basso è di una bellezza, quello col cappellino dello Zoo è di una bellezza, ragazzi! Bello, bello. Ragazzi, domani facciamo il record: 5 computer collegati! Gaddia, vai a fare in culo, coglione! Hai visto? No, adesso abbiamo deciso di mandare Luca Alba in Sudafrica. Sì. Ma così bisogna fare. Così. La radio ormai fatta in uno studio è obsoleta, è vecchia. Bravo. Dobbiamo trasmettere a tutte le parti del mondo. Voglio mandare Paolo in Mongolia a fare la diretta. Perché secondo me. Non potrei mai risponderti adesso. Diventi il nuovo. No, tu vai Khan. Il nuovo Gengis Khan. E basta, tu vuoi Khan che la persona è già andata abbastanza. Molliamoci. Beh, ragazzi, comunque dobbiamo veramente pensare alla salute soprattutto del maestro, perché è uscita questa notizia molto grave. Italia record di morti premature per inquinamento. Porca l'Italia troia. È uno dei paesi più inquinati in Europa. Muoiono circa 84.000 persone per inquinamento, per polveri sottili, robe varie. Io non posso continuare a tenere il maestro lì. Paolo, tu invece rimani, ragazzi, per favore. No, rimani polvere. E respira forte. Esci ogni giorno inala proprio. Oh, le polveri, hai detto. È una lotta difficile. Tra l'uno che mi augura la morte e tu che non sai chi sei. Guarda, la giornata scorre felice. Ha detto felice. Che la gente muore per le polveri. Io sì, mi sono permesso di dare un consiglio. Tra parentesi, il problema è soprattutto in pianura padana. Esatto. Che tu mi insegni, la risposta non era gutturale, ma lui non è tenuto a dare risposte. Lui fa e la gente capisce. Chiediamo agli ascoltatori: usate la Bastard Inside App. Allora, il maestro, secondo voi, con solo un vi ha spiegato tutto? Con lui vi ha raccontato la storia di Hitler e contemporaneamente della prima guerra mondiale. Con il suo ha preso la laurea così. Lui è entrato, c'erano i professori, gli hanno detto: signor Herbert Ballerini, ha detto il gran maestro, esatto, ci può raccontare la prima guerra mondiale? Lui ha fatto promosso. Ridiamo, dai. Vabbè, allora, quanta ignoranza inutile c'è in questo studio oggi. Una vergogna, ragazzi. Vergogna. Ma a proposito di ignoranza, ci colleghiamo con la seconda parte della bastardata del giorno, dove abbiamo tritato questo babbo di minchia del chihuahua.